dirigente no, perché un anarchico non può essere dirigente di niente, però è stato consulente di Adriano Olivetti e poi è stato diplomatico internazionale all'OECE, allora si chiamava OECE perché bastava la cooperazione, l'Organizzazione Europea Cooperazione Economica, adesso poi si chiama OCSE, hanno aggiunto le S per sviluppo senza rendersi conto che forse invece che sviluppo c'è soltanto l'espansione caotica del più, sempre di più, senza sapere perché. E poi è professore, ma e poi è morto, quindi sarebbe stato molto bello, molto semplice. Non ci piace più nell'altra versione. Non lo so, e poi soprattutto per me mi sarei risparmiato queste domande incredibili che come tutte le vere domande non hanno la risposta, o forse la risposta è già nella domanda. E già me la domanda, come ben sa l'amico Elio Pecora, che qui ho voluto esprimere, tutti gli altri amici, l'ambasciatore Rossi, che ha scritto uno splendido libro su Aristotele. E sapete cosa c'è di splendido in quel libro? Platone, poi Aristotele. No, Platone rivaluta la doxa, l'opinione comune contro la episteme, mentre Platone contrappone episteme ad doxa. Forse, e qui parlo il sociologo, se i sociologi sono orrendi, sono gente che guarda nella retrobottega, forse perché Platone, di origine la sua famiglia, sembra addirittura reale, vero? Difendeva con questa contrapposizione la scienza dei pochi contro l'opinione, la doxa dei polloi, dei più, difendeva un piccolo gruppo privilegiato che si sentiva insidiato nell'Atene di Pericle, il V secolo avanti Cristo all'incirca. C'erano 20.000 cittadini liberi, pleno iure, nell'Agorà, al Pireo, all'Acropoli, e c'erano 400.000 schiavi. Questa è una cosa stupenda avere. E lì devo dire che il nostro conterraneo, io non ho ammirazione, non sono certamente un tomista, però Tommaso l'Aquinate, io lo chiamo familiarmente il nostro Ciociaro, perché Aquino non è molto lontano, ha ripreso Aristotele attraverso gli arabi, la traduzione Aristotele la dobbiamo agli arabi, e in qualche modo che cosa fa? Adesso non voglio dire che sia, ma rivaluta il secondo Socrate, il grande Socrate, che non è il Socrate di Platone, quello che di domanda in domanda spinge l'interlocutore alle corde, al muro, lo confuta, lo annienta, diventa uno dei polloi, quella che Agostino di Tagaste, Sant'Agostino, chiamava la massa lutei, la massa di fango. Rivalutando il platonismo, il dualismo platonico fra corpo e anima, spirito e materia. È straordinario. Il Socrate di Senofonte, il Socrate di Senofonte che se ne va per l'Agorà a piedi scalzi, pensate. E lui era uno che non viveva di filosofia, come il professore di filosofia di oggi, per carità. No, viveva per, non di, ma per la filosofia e il pensiero. E quando nell'agorà attaccava bottone con tutto, era una cosa, una peste tremenda. Lo picchiavano, dice Diogene Laerzia, non ne potevano più di queste sopra. Beh, alla fine gli hanno dato la cicuta e chi si è visto, si è visto. Andava poi al Pireo per trovare un po' di aria fresca. Io devo dire, mi commuovo quando penso questo. Lui era, senza saperlo, perché doveva saperlo, l'osservatore partecipante. Era un sociologo, un vero sociologo, ma perché il sociologo, per carità, i sociologi oggi sono giornalisti investigativi, giornalisteggiano, perché io, con tutto il rispetto per i giornalisti, io mi sono dimesso da loro, i giornalisti. Non lo sapevo, però ero considerato un giornalista professionista, pare che sia molto importante. Servetti Longhi, mi pare il segretario generale di questo ordine,
ma tu hai lasciato l'ordine, l'ordine, io sono contro tutti gli ordini, contro tutti gli imprimatur, sono contro tutti, per carità, meno male, dovevo farlo prima. Allora c'è una domanda che io cerco di rispondere. Intanto prima però ringrazio ancora, perché questo libretto, che io non sapevo che si trattava di farmi la festa. No. Beh no, ma io non da oggi penso una che le onoranze, le onorificenze sono onoranze funebri. No, mica mi fregate per questo. No, per carità, io vengo da lontano, vengo dall'epoca in cui non c'era la luce elettrica nelle case di campagna. Vengo da un'epoca lontana, vengo dall'epoca in cui non c'era l'acqua corrente, c'era una pompa, c'era un pozzo scavato nell'aia e bisogna pompare e tirare sull'acqua. E vengo da un'epoca in cui le voci umane e animali, il nitrito dei cavalli, il frinire delle cicale, il muncire delle mucche, qualche latrato di cane lontano, non so perché c'era sempre un latrato di cane lontano. Non erano ancora state sconfitte queste voci, non erano ancora sconfitte dal rumore metallico, dai motori a scoppio e dai tubi velenosi, il fiato velenoso dei tubi di scappamento. Io vengo da quell'epoca ancora. Mi pone la domanda fra arte e scienza, la cultura, arte e scienza, le due culture, è una sciocchezza inaudita, la cultura è la capacità umana di vivere una situazione in maniera problematica e senza risposte precostituite, preconcette, previste, eccetera. È un senso di esperienza, di concentrazione. E poi è stato ricordato giustamente, Dio mio, professore, cioè professore, io professore, insegna mai, professore, sì, perché il professore viene pagato per professare, non per insegnare, non ha niente da insegnare, io non so nulla, come Socrate, so una cosa sola che non so, quindi non posso insegnare, però posso professare. E che cosa professa il professore? Il professore professa le sue idee, se ne ha, ammesso che ne abbia. Ma come? Tre lezioni la settimana, tra l'altro, come tutti sanno, la lezione universitaria, questo è forse il più grande contributo alla civiltà data dai professori universitari, non è di 60 minuti, ma è solo di tre quarti d'ora, perché prima c'è il quarto d'ora accademico. Tre volte una settimana, in giorni non consecutivi. Perché cosa vuoi? Per dargli tempo di andare in biblioteca, per dargli tempo di studiare, di prepararsi, perché le idee devono essere originali, devono essere motivati, il professore deve accettare finalmente di essere un uomo colto e un uomo povero. Oggi non è più concepibile. La persona intelligente e colta non può che essere ricca. No! Denaro è un valore strumentale, una cosa, non bisogna parlarne, denaro, il professore deve prepararsi in biblioteca, mi dicono che però in biblioteca i professori non ci vanno più, io ho avuto la grande fortuna dopo le splendide scuole elementari, le prime tre con un'indimenticabile signora, si chiamava Piera Mandelli, e le ultime due con una specie di, come dire, era un eccentrico di provincia, si chiamava Francesco Rossino. Andava sempre in giro con l'ombrello, anche d'estate, l'afoso, che ne fa? Questo non è un ombrello, dicevo. Questo è un parapioggia, un parasole, un pagadebito e un pianoforte. Che ci picchiavo con quello, meraviglioso, io per lui. E poi io devo ammettere, non posso rispondere bene alle domande che mi sono state fatte. Perché non, non,
non ho frequentato regolarmente dopo le classi elementari meravigliose, dopo ho imparato una lingua straniera, che era l'italiano, che era la mia madrelingua, il dialetto. Non è, come diceva Sinone una volta, mi raccontava, gli italiani, gran parte degli italiani hanno imparato l'italiano come una lingua straniera, e in effetti è così. Oggi tutti sanno l'italiano, ma si sa che non è italiano, è la lingua guaglionesca della televisione, dei giullari, vero? Che in qualche modo pensa divertirci facendoti cadere nel sonno, proprio della noia totale. E però finite le elementari, io non ho mai, non ho frequentato nessun corso regolare. Il mio professore, che poi più tardi a Torino, in Santo Torino, non voleva assolutamente firmarmi la tesi, infatti accorse a Bagnano, che aveva strasentito, la firmo io questa tesi, mi chiamava il clericus vagans. Io ho riconoscenza per Augusto Guzzo, che aveva, era diventato, come molti meridionali, diventato più, lui era napoletano, più torinese dei torinesi, molto molto. E dietro questa bonomia c'era una certa crudeltà, però indovinato, un clericus vagans. Io ho fatto la licenza ginnasiale dopo 5 anni, l'ho passata, da privatista, si chiamava privatista, e contro i privatisti c'era un terribile pregiudizio, perché era gente che non lavava la spacca, erano giovanotti scriteriati, ignoranti. Ho fatto anche la maturità classica. Con un presidente di commissione era Ermenegildo Bertolo, ha diventato poi senatore della Democrazia Cristiana. Questa era appena finita la guerra. Io ho fatto la mia brava cosa e mi andò bene, perché in effetti da privatista all'epoca c'erano i bandi, no, per fare la maturità. E io avevo capito male, oppure no, semplicemente. E bisognava portare un libro per ogni periodo di storia e filosofia, cioè l'antichità classica, e lì si trattava di Platone, Aristotele, non i presocratici, Parmenide, eccetera, erano ignorati. Poi medievale, poi finalmente l'età critica e poi il criticismo di Kant, io ne portai, invece di 3, ne portai 65. E dice, scusi, lei... Mi fui preso in giro tremendamente, giustamente. La commissione ha detto, ma questo è proprio un imbecille. Ma lei si è reso conto che noi dicevamo, non si diceva? Sì, sì, io sono qui pronto. Abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, mi disse Bertola, con un sorriso così di compatimento, ma anche bonario, buono, insomma. Ho detto, va bene. Che cosa devo dire? Sentiamo il Fedro, un momento, mi scusino, io dissi allora con tutta la timidezza di un ragazzotto di campagna, infagottato in vestiti più grandi di lui perché erano quelli di mio fratello maggiore. Vabbè, loro vogliono, esigono che io parli in base all'edizione critica del 1875 pubblicata da Teubner all'Ipsia, oppure vi va bene anche l'edizione per le scuole abbreviata, quella pubblicata da Paravia e curata da Nicola Bagnano. Quella cosa mi ha dato tutto molto. A chi mi aveva preparato questo? Questo è il libro di cui si parla, il Leopoldo. Io ho avuto il mio Leopoldo, come Mozart, ma non era mio padre, era mio cugino, era un buon signore, era un uomo tremendo, io lo ricordo, e mi permetti di dirlo. Leopoldo caro, Leopoldo Ferrarò, anche lui tutti Ferrarotti naturalmente, cugino. Leopoldo mi ha guardato così, ricordo sempre quel primo incontro, propiziato da mia madre, perché era cugino primo per parte materna. Uomo alto, stempiato, irsuto, monsignore. Ah, dice questo qui, è un ranocchio, è un massa muscolare scadente, strutture ossea debilitate, facile.
intelligenza forse, ma intuitiva, troppo rapida, salta tutti i passaggi intermedi, non va bene, non va bene. Questo era un monsignore, un grande linguista, 35 lingue, compreso lo swahili, compreso il basco, che lui doveva controllare l'ortodossia di tutti i regolamenti delle scuole cattoliche in tutto il mondo. Mi guarda ancora un po' e dice, beh, forse la memoria, c'è la memoria, un po' di memoria, coltiviamo quella, tanto più che i libri costano, non si possono comprare, qualche volta si rubano, ma non si può continuare a rubarli, eh? Poi adesso con i controlli elettronici io sarei rovinato, non posso, non so più. Allora, e fu lui a portarmi, si fa per dire, mi vedeva una volta a settimana, mi dava da quello che dovevo studiare, a memoria, non avevo libri. La memoria è fondamentale. E dovevo fare un canto al giorno di una commedia, 200 verbi regolari del tedesco e verbi forti, no? Stürmen, Star, Gestorben, no? Si direggono all'infinito, il participio remoto e il participio passato, e il passato remoto e il participio passato. 200 verbi regolari morti in un pomeriggio, dalle 2, ore 14, alle 18. Cosa vuoi di più? Hai 4 ore, Dio mio, un sacco di tempo. Tutto, io ho imparato quasi senza libri. E forse per questo ne ho scritti molti, perché mi dovevo rifare. Non ho mai avuto libri. Non si potevano rubare, costavano troppo. C'era la memoria. La memoria è fondamentale. E oggi non c'è più, non studia la memoria manco più le tavole pitagoriche in scuola, non c'è più, noi non siamo altro, siamo ciò che siamo stati, ciò che ricordiamo di essere stati. Se uno gli toglie il ricordo, noi siamo a memorie, ricordi ambulanti. Questo forse, questa malattia, come si chiama? L'Alzheimer? Ah, non dico, non si. Uno che ha annullato. Lei non sa cosa sia. No, ma non si tratta, non sai che sto parlando. No, siamo ciò che siamo stati. E oggi, quando io penso anche a dei grandi filosofi, per esempio io non lo cito mai volentieri, perché poi ero un nazista, ma non per Martin Heidegger, ma dici il rapporto dell'uomo con l'essere, no. Anche Severino, è morto recentemente, Emanuele Severino, il nostro compianto, però è povero Severino, fa il verso al grande Heidegger, ein und Zeit, e lui fa invece il rapporto dell'essere, anche lui il rapporto dell'individuo, l'uomo con l'essere, il solo rapporto che noi abbiamo è con l'esistere, esisto, emergo dal nulla e al nulla ritorno, nel frattempo ricordo. E qui c'è indubbiamente il ricordo. Cos'è il ricordo? Il ricordo, per chi poi vive, cioè, è la scrittura. Scrivo la parola.